Ciao amici, mi trovo in Piemonte, provincia di Alessandria. Sono venuto a visitare questa villa antica che risale ai primi del Novecento, abbandonata. Guardate l'entrata, guardate qui gli scalini. È permesso? Entriamo dentro. Che antichità, ragazzi! Dovete ammirare la porta d'ingresso. Guardate che antichità. C'è qualcuno qui? Allora, questo è l'ingresso della villa. Vediamo qua dentro cosa c'è. Mamma mia, ragazzi. Spettacolare, le biciclette. Le biciclette, guarda. Guarda qui, guarda. Che biciclette antiche, anni 50. Poi c'è uno stendino lì sopra. Poi ci sono delle sedie. È un po' buia. Questa doveva essere la cucina. Difatti, vedete? Vedete, c'è la cucina qui. Avete visto? La cucina economica. Mamma mia, che antichità! Che antichità! Di qua cosa c'è? Qui si va al piano di sopra, vedete qui? Le piastrelle sono anni 50. Qui c'è una gabbia. Una gabbia, quella è una gabbia di un canarino, eh. E qui dentro, vediamo un po', qui è un ripostiglio, vedi? Ci sono tutti i chiodi, ci tenevano appese chissà che cosa. Qua invece cosa c'è? Niente, è un ripostiglio, non c'è niente, qua ci sono le scale che vanno al piano di sopra. Ma devi, fammi luce su sta maniglia della porta, guarda, guardate sta maniglia com'è antica. 1910. Guarda lì, guarda le biciclette, guarda che antichità, ragazzi. Mamma mia, sta villa, guarda il lavello della cucina. Mamma mia, che antichità, che antichità. Pavimenti qua. Andiamoci a vedere le stanze. Andiamoci a vedere le stanze. Questi interruttori sono anni 20. Anni 20, però vai avanti, fai luce perché è un po' buia. Vabbè, non c'è granché, però vediamo. C'è qua cosa c'è? Questa porta non c'è niente. Non sgabuzzino. Ah, l'hanno murata. È murata. E com'è che l'hanno murata? Non lo so. Qua c'è un cesso, ragazzi. C'è un cesso. Guarda qui. La vasca da bagno. Guarda. È il cesso col coperchio nero. Guarda lo scarico com'è antico. Qui c'era il lavandino, non c'è più. Mi fa strano che hanno murato. Guarda il boiler. Ui, tutto arrugginito, che antichità. Questi sono anni 30, questi interruttori, eh. Che antichità, guarda il boiler. Minchia, antichissimo. L'hanno murata quella porta. Vabbè, andiamo al piano di sopra. Andiamo a vedere. Spero che la villa non sia quella dall'altro lato. E questa sia la casa del contadino. Che ci stanno qui gli interruttori. Interruttori, fai luce, fai vedere gli interruttori. 2000? 2021. 7 dicembre 2021. Guardate, luce, cortile, luce, casa. Guarda, interruttori anni 60. Questi sono anni 60. Speriamo che qua si va nella villa. Bah. A me sembra come se questa fosse la casa. C'è della servitù, è un po' spartana per essere una villa, eh. Queste scale sono un po' faticose. Qui cosa c'è?
No, questa non era la villa. Questa non è la villa. È la casa della servitù. La villa. Ma... è murata? L'hanno murata allora. E qui si scende giù. L'hanno murata, vedete? Qua è murata. Allora sono venuti a murarla nel 2021. Si vede niente, è proprio buio. Qua cosa c'è? Vedi che il pavimento sta cedendo. C'è niente. Pure lì è murata. Sì, sì. È murata. Sì, questa è la stanza della servitù, cioè è l'appartamento della servitù. È murata pure qui. Murata, facciamo vedere. Sì, tutta murata. Questo forse era uno sgabuzzino. Perché se è murata è un problema. Sì. Scendo come a nonna pica per laterale. Sì, perché lo so. La delusione, se l'hanno murata. Questa doveva essere una bellissima villa, molto particolare. Sto fatto che sono venuti nel 2021, vedi, c'è pure una bicicletta di un bambino qui. Perché la villa si accedeva. Giriamo intorno, vediamo. Qua pure c'è un altro cancello aperto. Visto. Vedete, le porte sono tutte chiuse. Guardate. Sì, la costeggiamo tutta. Qui che c'era? Qui dentro i cessi. Chissà cosa c'erano qui. Ma... Sì. No, ma non c'è niente di che, sono due sgabuzzini. Forse c'erano i cessi. Andiamo. C'è un frigorifero antico. Frigorifero anni 20. Una bicicletta dell'Ottocento. E guarda sto frigorifero, che antichità. Guarda sto frigorifero, è tutto arrugginito, mamma mia la caldaia, sedie antiche, la porta dell'Ottocento, guardate che porta, mamma mia col chiavistello.
qui dentro non c'è niente. Vediamo. No, c'è niente. Infatti è tutto crollato, tutto diruccato. Andiamo a vedere. Secondo me, credo che il contadino l'abbia chiusa sta villa. Oppure l'hanno murata, perché come al solito sono venuti i vandali a scassinare. E quindi mi sa che l'hanno murata per questo. Vediamo. Murata? Si può entrare? Forse c'è un'entrata, ragazzi. Sì, c'è un'entrata. Eccola qua l'entrata. Allora, vi saluto. A tra poco. C'è qui, ragazzi. Che bello, vedete l'antichità. Io quando vedo queste cose mi emoziono. Mi emoziono. Vedete il tavolo con le sedie. Guardate il lampadario. Che antichità, ragazzi. Mamma mia, ecco qui. Chandelier. Eccola, eccola lo chandelier. Guarda che bel lampadario, ragazzi. C'è ancora qui la tavola. La tavola pronta. Guarda, guarda qui, guarda. Questo è un mobile antichissimo. È un mobile antichissimo. Guardate qui. Il parquet non è che sia proprio il massimo, però vedete sto mobile, ragazzi. Guarda qui, c'è niente, due tappi dentro, si sono fottuti tutto. Guardate qui lo specchio, ecco, vedi, altri specchi. Pure qui ci sono gli specchi, come la villa degli specchi. Poi guardate questo meraviglioso cammino, cioè io mi incanto proprio a guardare questo meraviglioso cammino, che è fantastico, bellissimo. Guardate qui. Guardate, guardate le sedie dei primi del Novecento, guardate. Una bellezza, il lampadario è meraviglioso, troppo bello, troppo bello. Andiamo a vedere. Guardate pure le porte, questo è il primo Novecento. È fantastica sta villa, ragazzi. Sono senza parole. Le mille luci di Genova, National Geographic. Maggio 2002, ma non lo so se qualcuno, vedete un altro lampadario qui, anni 20, guardate qui, guardate che maestosità, guarda qui che lampadario. Poi pure qui ci sono gli specchi, vedete specchi dappertutto, guardate un mobile con gli specchi, un altro mobile antico, avete visto, ma è una cosa, io sono senza parole. Sono senza parole a vedere tanta bellezza. Guardate quest'altro mobile. Qui un rigattiere farebbe un bel po' di soldi. È vero che li deve rimettere a nuovo, li deve risistemare, però sono mobili di antiquariato. Sì. Poi qui c'è un Focus. Focus 2006. Qui c'è una scala. Guardate le vetrate. Guardate le vetrate, bellissime, bellissime. Qui ci sono, mamma mia, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Qui dovrebbe venire Tim Burton qua dentro. È una cosa, è spettacolare, ragazzi. È spettacolare quel lampadario. È una cosa mai vista. Una bellezza unica, vedete? Mamma mia, vedete le scale che vanno al piano di sopra? È bellissimo, guarda lo specchio, guarda lo specchio, guarda il divano di pelle, guarda qui che bel divano, guarda, pelle bordeaux, c'è anche il poggiapiedi, è una valigia, è una valigia di cartone, una valigia anni 50, mamma mia, vedete, anni 40, qua che cosa c'è, qui c'è un mobile, guarda qui, guarda queste, queste cose come sono belle, questa bandiera cinese, fai luce? Guarda, è cinese, eh sì,
Guarda il mobile, fai luce. E lì c'è un'altra valigia aperta. C'è un'altra valigia. Queste sono valigie buone. No, Queste queste sono valigie di anni 20. cartone. Ma sono valigie resistenti. Una volta queste qui non si scassavano mai. Pensa che i giapponesi c'avevano le valigie di bambù negli anni 50. Questo l'ho visto da Cash or Trash. Vedete, questa porta è meravigliosa. Il lampadario è un'opera d'arte, io sono senza parole, veramente, perché non ho mai visto tanta bellezza. Vedete qui, questa è una stufa, dovrebbe essere una stufa, no, un portaombrelli, è un portaombrelli, vedi? C'è ancora l'ombrello, vedi? L'ombrello del defunto, c'è pure la mazza. Guardate Noi qui. siamo entrati di qua. Sì, noi siamo entrati di qua. Vedete? Vedete qui questi. Cos'è? Uno schedario quello, uno schedario. È uno schedario. C'è dentro le sedie, ragazzi, le sedie, che antichità. Il frigorifero. Qui c'è poi la cucina che non abbiamo visto, guardate il frigorifero com'è antico. Guardate questo frigorifero, c'è qualcosa nello schedario, documenti, qualcosa. Nell'uso della balestra. Non ho capito. Entrare nell'uso della balestra, Ah. ma non giocattolo. Questo frigorifero antico. Mamma mia, che antichità. Qui non l'abbiamo visto. Abbiamo visto qui la cucina. No. Vedete qui. Vedete sto divanetto quanto è bello. Guardate. Guardate che stile, che antichità, guarda qui. Qua c'è una sedia anni 1920. C'è la corda dell'impiccato. E poi c'è la corda dell'impiccato, vedi, si è impiccato qualcuno qui. C'è la corda dell'impiccato sopra il tavolo. Questo lampadario è anni 60, la luce alogena anni 2000. E poi c'è il frigorifero Ariston, guardate qui. Questo è anni 80, anni 70, anni 80. La cucina, vedete la cucina? La cucina si chiama Bauknecht, è tedesca. Bauknecht, guardate qui, guardate che bella cucina. Il lavello, guarda il lavello, che antichità. Questa non me la fate mai, l'hanno messo È pulitissimo il lavello, è più pulito del nostro. È pulitissimo, vedete? Favorite, la lavastoviglie, questa poi l'hanno fatte dopo, queste altre cose. Poi ci sono le bottiglie del V, c'è il tavernello, vino frizzante, rosso amabile. È possibile che con tutti questi soldi si bevevano il tavernello? dove Qui c'è un calendario, l'hanno messo così. marzo 2018, Dove? posacenere, tutto zozzo. E questa è una mensola, questa è una mensola. Allora, chissà cosa ci aspetta ai piani di sopra. Guardate la bellezza, Madonna, io mi incanto, mi piace troppo sto lampadario. Qua che c'è? No, c'è niente, la porta interna, questa è la Ah, porta la porta esterna. interna, poi c'è la porta esterna. Qui siamo andati da questa parte. Da questa parte siamo andati. No, no, qui non ci siamo andati ancora. Qui ci sono le scale di servizio. Qui c'è un altro tavolo, vedete? Guardate qui, guardate che tavolo. Ma guardate la bellezza di questo tavolo. Guardate. Poi si sono firmati gli Urbex, vediamo un Si po'. vede qua, Il Gabbo Urbex. Beh, si è firmato poi. Urbex, si sono firmati qui. La luce mi sa che si è. Si accendi l'altra? Perché è buio, si vede poco. non No. mi sono più da vedere. Qui cosa c'è scritto? Qui sono tutti gli Urbex che si sono firmati. Questa villa è molto gettonata dagli Urbex. Qui c'è l'ombrello. Guarda sto frigorifero Ignis. Che antichità!
Questo è 1920, eh. E guarda qui, guarda, anni 20, anni 30. C'erano attaccate pure delle figurine vicino. Qua cosa c'è qua sopra? Vedi che si sono firmati tutti lì. Si sono firmati. Guardate qui il tavolo. Guardate. Guardate qui. Questa è la cucina, il lavello. E qui invece c'è la lavatrice. No, no, la lavastoviglie. Lavamat, Clara. Invece il lavello che marca è? Idrosider. Guarda, idrosider. Qui c'era un divano, manca la parte di sopra, i cuscini, guardate qui i cuscini delle sedie come sono, molto orientali, molto. Poi qua so, qui c'è una cucina economica, vedi, una cucina economica, guarda qui, guarda, vedi, tutti gli arnesi per la cucina economica, tutti arrugginiti. Qui invece c'è una mensola. Un mobile bellissimo, vedete? E lì c'è Sabrina Ferilli. Fai vedere un po' che quella è Sabrina Ferilli. Questa è Sabrina Ferilli. E qui c'è una bambina che non c'entra con Sabrina Ferilli. A meno che questa non è la villa di Sabrina Ferilli. Guarda lì il macinino del caffè. Che antichità! Ce l'aveva pure mia nonna. Il macinino del caffè. E qua? Qua cosa c'è qua? Guarda qui, illumina un po', fai vedere che antichità, cos'è sta roba? Ti processo, questo che è? I bicchieri antichi, vediamo qua cosa c'è? Lo sturacessi, lo sturacessi, l'octite è una colla. C'è proprio Mauro Lost Place. È stato qui, Suca, va bene Mauro, però non si dicono le parolacce. Aprile 2020. Sì, mi sa che l'hanno messo gli Urbex perché sta villa è abbandonata da un bel po', che è aprile 2020, questa è abbandonata dagli anni 60. Qui abbiamo visto. Ah, qui è quello che ho visto da fuori, sì. Vedete questo, vedete sto mobile? Questo è anni 40, Verdino. Mamma mia. E di lì il cesso, cioè. Mamma mia. Madonna, come sono emozionata a vedere sta villa. Non mi sembra vero. Chissà gli affreschi sopra. Chissà cosa ci sarà sopra. Mamma mia. Mamma mia, guarda sta vasca da bagno. Sono senza parole. Guarda sta vasca da bagno, guarda qui che antichità, guarda qui che antichità, questo è anni 1900, il camino, e questo che è? Mamma mia, che antichità, eh sì, la vasca è vecchissima, mamma mia. Sì, qua siamo proprio nell'antichità totale. Mamma mia. Qui un'altra cucina, vedi? Un'altra cucina economica, le bombole. Queste sono più recenti. Qui ci siamo andati. Vedete un altro lampadario? No, questo lampadario l'ho visto prima. Sì, qui ci siamo passati, che ti ho detto la credenza. La credenza, poi ho visto anche questa bellissima entrata. Bisogna salire sopra, ma guardate i pavimenti, guardate la bellezza dei pavimenti, guarda, bellissimi. Il lampadario mi fa impazzire. Le vetrate, dove hai messo le vetrate?
Guarda che belle. Vedete qua che scala. Scala di marmo. E c'è il corrimano in legno. Adesso accendo anche gli strumenti. Saliamo su. Poi mi prendo gli strumenti. Vedete da qui sul lampadario si vede ancora meglio. Mi prendo gli strumenti. Facciamo. Vediamo se c'è qualcuno qui. Allora, tolgo anche i dati al cellulare. A tra poco. Eccoci ragazzi, siamo saliti al piano di sopra. Vedete, adesso andiamo a vedere la villa, le camere da letto. Allora, purtroppo la luce è quella che è. Vediamo se si riesce a vedere. Allora, i letti sono antichissimi. Guarda qui, guarda qui, guarda le sedie, guarda le sedie, guarda il lampadario, che antichità. Però non ci sono affreschi in questa villa. Guarda le sedie come sono belle, illumina, fai vedere, sono bellissime, proprio dei primi del Novecento. Guardate qui, questa è una cosa, una toilette. Toilette si chiama, dove si truccava, si pettinava l'asciura. E lì c'era lo specchio che si sono fottuti. Poi, qui c'erano i comodini, guarda che comodini antichi, guarda. Che antichità. E qui dentro? E qui dentro c'è un'altra stanza. Guardiamo prima nell'armadio cosa c'è. Cosa vuoi che ci sia? Secondo me non c'è niente. Non c'è uno scheletro, un cadavere dentro s'armadio. Che antichità. Che antichità. Guarda qui, guarda. Bellissimo. E qui invece c'è il comò con lo specchio antico. Qui. Qui ci sono mobili molto antichi. Ma questo sarà anni 50. Guarda, questo è marmo. Ti vuoti. Hanno fatto razzia di tutto. Qua che c'è? E le valigie, che sono qua? Che... No, sono dei portaoggetti, delle cose. Spezzi. Un po' ristrutturato questa parte. Sì. Le finestre però sono antiche. Sì. Questa credo che sia dei primi del Novecento, questa villa. Guarda qui, termosifoni anni 60 sono. Guarda, c'è ancora la chiave qui. Il cesso, il cesso. Vedete, questo è un cessetto piccolo. Ah, adesso andiamo a vedere pure l'altra stanza, vedete? Questo è un piccolo cesso, c'è la doccia, il piatto doccia, vedete? Le piastrelle con i fiori, anni 60. Vedi pure questo specchio ovale. Questi anni 60, vedi pure i rubinetti. E anni 60. Vedi pure questo. Il giornale, la voce. La voce. 20 giugno 2014. Questo l'ha portato l'Urbex. Sì, sì. Andiamo a vedere l'altra stanza. Sì. Questa è l'altra stanza. Questa pure è bella sta stanza, vedete? Qui pure c'è un bel lampadario. Però affreschi in questa villa non ce ne sono. Qui c'è un mobile vecchio, accatastato qui vicino. Questi sono mobili vecchi. Antichissimi. C'è qui, qui c'è il muro, vedi? Qui hanno murato. Quella che abbiamo visto prima era
dove la dépendance, sì, la servitù, dove alloggiava la servitù. E questa è veramente la villa vera e propria. Allora, vediamo di qua. Allora, vediamo questa stanza. Op, c'è un rialzo qui. Qua c'è stato lo sfullato. Guarda qui il lampadario. E anche questi anni 50. Qua c'è il materasso dello sfullato. Hai visto sto lampadario? Che bello. E qui invece c'è... mobili vecchi. Mobili vecchissimi. Guardate, guardate qui, guardate. Mamma mia, che belli sti mobili. A chi piace l'antichità, almeno io in casa non li potrei avere sti mobili. Però a chi piace l'antichità, guarda qui, che cassettiere. E vedi l'interruttore, 1910. Mamma mia, questi sono proprio interruttori. Invece questi qua sono anni 30, anni 40. Che antichità. No, niente affreschi, non amavano gli affreschi questi. Poteva... La cosa più bella è il lampadario, perciò è chiamata con la villa chandelier, perché c'ha quel grande lampadario, però non diciamo dove ci troviamo, perché sennò i vandali vengono qui e scassinano tutto. Allora, questo è un ripostiglio, vedi, è una specie di armadio, un muro. Vedi il letto con la rete. Mamma mia, il materasso se lo sono fottuti, perché se lo sono aperti bene bene a casa. Ah, perché hanno guardato se c'erano i soldi dentro al materasso. Allora, questa l'abbiamo vista. No. No, non c'era, quella è umidità. Sì, intorno, sì. È un po' delle decorazioni, però. Queste hanno messo le porte vecchie. Hanno messo tutte queste porte accatastate qua. Guarda. Hai visto? Non si vede niente. Vedi solo intorno qui un po' di decorazioni. Questo mobile. Vediamo questo mobile, vedete quanto è antico. Con lo specchio, pure questo. E questo c'è il marmo sopra. Vedete, tutto marmo. E questa che cos'era? Una culla. Questa è una culla, sì, sì. È una specie di lettino di un bambino, un lettino di un bambino. Chi è quello? Quello è un personaggio... Boh. Degli anni 50, questo bambino adesso ha 70 anni. E qua invece c'è una poltrona anni 1910. Mamma mia, guarda qui, guarda l'interruttore che si gira. Questo è proprio 1910. Mamma mia, che antichità. Qua cosa c'è? Reperti archeologici. Qua cosa c'è? Madonna, guarda la muffa lì, e guarda quel lampadario, fai luce lì, guarda quel lampadario, e guarda lì che antichità, 1900, guarda che lampadario, 1900, mamma mia, che antichità. C'è qualcuno qui? Io ho gli strumenti accesi, ho tolto i dati. Però non rilevo alcuna presenza. Qui ci sono le altre scale, queste sono le scale di servizio. Vedi? Allora andiamo di qua. Qui abbiamo visto. Qui c'era un bagno o una cucina. E qua c'era il lavatoio, vedi? Il lavatoio, qua lavavano i panni. Visto, questo è un lavatoio, anche se piccolino, pare più un lavello della cucina più che un lavatoio. Sì, pare un lavello della cucina. E qua c'era un lavandino. Inizi Novecento. Guarda la porta, guarda. Fine 800.
Bisognerebbe vedere. Guarda qui, aspetta, vieni qua. Fai l'uso qua, Madonna. 1910. Mamma mia. È antichissimo. Vedi, quella è la lampada vicino al muro. Mamma mia, che antichità. Una cosa mai vista tanta antichità. Guarda qui, questo è bianco, quello era nero, questo è bianco. Qui, qui è un'altra stanza. Vedi? La stanzetta, qui c'era il camino. Qui c'era il camino. E qua la lampadina. Mamma mia, che antichità. Cagate di topi quello. Qua non ci sono i piccioni, sono i topi. Vedi la chiave, oh. Illumina, fa vedere un attimo qui. Guarda qui, guarda. C'è ancora la chiave. Che antichità. Infilata dentro alla serratura, la porta. Mamma mia. Ritorniamo di lì dove eravamo prima. Dall'altra parte. Voglio fare le altre scale. Poi devo fare pure un po' di foto. Guarda il lampadario, guarda. Mamma mia. Troppo antico quel lampadario. È troppo bello. Sì. Si vede un po'. Quello è 1900 o 1890. Mamma mia. Sono senza parole. Sono senza parole dalla bellezza di questa villa. Di qua abbiamo visto, di qua sulla sinistra è murato, è murato, è murato, sì. Peccato che buio, non si vede bene la luce. Io adesso vi saluto un attimo, faccio un po' di foto, poi riprendo il video. A tra poco. Eccoci qua, amici. Vedete che scupettone. Mamma mia, quanto è alto. Allora, qui c'è un bagno che non vi ho fatto vedere prima, che non avevo ancora visto. Vedete, con le piastrelle color merda e la vasca rosata. È un po' rosata la vasca da bagno. Morde i rubinetti. Questo è anni 60, bagno anni 60, guarda, guarda qui, guarda, guarda qui, guarda che rubinetti antichi, vedi qualcuno ha fumato, ha buttato la cicca, guarda qui, anni 60, vedete, il bidet, vedete, ancora intatto, guarda il cesso, che antichità, ci hanno scagazzato, che schifo, guarda che cesso antico, guarda. È beige, non so che colore è. Qua dentro, vedete, qui c'è lo scupino del cesso. Guarda qui la porta asciugamani anni 60. Due porta asciugamani anni 60. Qui c'è un libro, il Medioevo, a cura di Umberto Eco. Qua settimanale, 30 giugno 2013, ma... Poi c'è una stufa, anni 30, che dico, anni 30 la stufa. Mamma, che pure lo scopino è anni 30, e quella brocca pure anni 30. E questi sono anni 60. Che antichità! Mamma mia! Poi di fianco c'è, qua vedi, ci sono gli interruttori Ticino, anni 60, anche questi. Vedi? Bellissimi vetri smerigliati. Molto particolari del bagno. E qui c'è un'altra camera da letto singola. Qui c'è un letto francese. Guarda che sedie, che antichità. Guarda, termosifone. E qui c'è una cosa dove si truccavano le donne. Non so come si chiama. L'ho detto prima, ma non mi ricordo. Vabbè, qua c'è... Guarda qui che chiave antica, la chiave, guarda che antichità, che chiave antica. Guarda qui, guarda.
Mamma mia, guarda, ci sono ancora le coperte originali. Quindi che Vedi c'è? il letto. Che c'è nel corso fortuna? Ah, che c'è? Non c'è niente. Che diavolo? L'acqua ossigenata. L'acqua ossigenata. Mamma mia, che comodino, che antichità. Guarda, cosa dove si truccavano, si lavavano. Guarda qui che letto. E guarda l'armadio. Guarda l'armadio. L'armadio non si può aprire. È scassato. Manca la chiave. Qui c'è un ripostiglio. Vediamo cosa c'è dentro il ripostiglio. Una coperta. Mamma mia, che antichità. Guarda che coperta antica, guarda. No, ma non si apre. Si apre. No, no, non rompe le chiavi di casa. Magari una di quelle chiavi che sta lì sopra. Qua l'hanno rotto però. Ah, guarda che c'è. Le stampelle antiche. Guarda, di legno. E poi questa cosa per mettere le giacche. Che c'aveva pure mia nonna, me lo ricordo. Che antichità. Mamma mia. Eh sì. Chiudo. Si puoi chiudere. Mamma mia. La maniglia anni 60. Ho visto lì ci sono le coperte. Maniglia anni 60. Il cesso l'abbiamo visto. Qua abbiamo visto tutto. Questo è un altro cessetto piccolo, pure l'abbiamo visto prima. Qua ho fatto le foto. Sì, l'hai fatto. Qui le ho fatte le Sì. foto. Sì, Lo sì. so, penso di sì. Sì. Vabbè, Giù. dobbiamo scendere giù. Dobbiamo scendere giù e fare anche le foto al lampadario. Guarda che bello, guarda, che meraviglia. A tra poco. Eccoci al piano di sotto, ragazzi, ho aperto un armadio. Vedete qui cosa è uscito fuori? Il cappotto dell'ispettore Derrick, il cappotto del defunto. Mamma mia. E un'altra valigia di pelle del defunto. Vedi un tappeto qui. Qui c'è un'altra giacca del defunto, uno stendino. Qui c'è altra roba. Mamma mia. Vedete qua. Il defunto. Guardate qua, guardate. Il borsello del defunto. Vedi? Il borsello del defunto. Mamma mia. Chissà qua sotto cosa esce. No, non esce niente. Non si riescono ad aprire. Comunque vedete qua. Guarda le grucce come sono antiche. Mamma mia, c'avevano in cucina l'armadio. Guardate il tavolo, la maestosità del tavolo, ma gli Urbex ci hanno firmato sopra, però vedete quanto è bello. Guarda qui che antichità, vedete qui la credenza che vi ho fatto vedere prima. Vediamo là dentro, nella credenza, se c'è qualche sorpresa. Mamma mia, che antichità, tutta roba antica, eh? Padelle, padelline, vedete? Niente di che, niente di che. Qua dentro cosa c'è? Non lo so, delle cose di sughero. Ma, si capisce, non si capisce. E questo era un gioco, questo che Sì, gioco le era? Le freccette. freccette, vedi? Il gioco delle freccette. Mamma mia. E qua invece ti ho fatto vedere già prima. Sì, guarda qui, guarda. Niente di che. È il macinino del caffè. Qua cosa c'è qua dietro? Qua dietro cosa c'è? Guarda qui che antichità, guarda. Ambra.
La cera perfetta, speciale per antiquariato e pavimenti. Mamma mia, antichità. E qua? Comune di Frugarò? No, non posso far leggere. E una borsa di sportiva. Una borsa sportiva. Mamma mia, ragazzi. Allora, il lampadario dov'è? Il lampadario? Lampadario è qui. Lampadario sta dall'altra parte. Adesso ti faccio vedere di nuovo il lampadario. Eccolo qua, il famoso lampadario chandelier. Vedete quanto è bello la maestosità di sto lampadario. Vedete anche lo specchio, le vetrate. Una villa incantevole, molto molto bella. Abbiamo vista tutta. Non è grandissima, però è meravigliosa questa villa. Allora, vediamoci un'altra volta questa stanza di prima, che poi devo fare le foto. Ecco, vedete. Qui c'era il favoloso camino di marmo. Qui c'è il tavolo, vedi? Con la tovaglia. E qui c'è questa bellissima, come si chiama? Un mobile, ma adesso mi sfugge il nome. Credenza, credenza, credenza. Eccoci qua. Questa che è questa cosa? Accendeva la candela qua sopra. Guardate qui, guardate. Mamma mia, vi faccio vedere perché è troppo bello. È troppo bello, troppo, troppo. Ah, Gesù, non l'avevo visto. Gesù, Gesù, ci mancavi solo tu. E questa è l'altra stanza. È l'altra stanza. Eccoci qui, abbiamo appena visitato la villa del lampadario gigante, chandelier. Vedete? Adesso è una villa bellissima, sono rimasta senza parole, folgorata alla bellezza. C'erano dei mobili molto particolari, molto belli, e soprattutto quel lampadario, quel camino, cioè, mi ha sorpresa tantissimo. Oggi è stata una bellissima giornata perché ho fatto veramente un'ottima esplorazione. Vedete, allora, questo è l'ingresso principale della villa. Vi faccio vedere. Guardate. Guardate che bella villa, che meraviglia. C'erano due ingressi, vedete? Dalla villa Chandelier è tutto. Alla prossima esplorazione. Ciao!